Amici di Attisport 24, bentornati. Nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino e andiamo a fare il nostro debutto stagionale per quanto concerne la Prorecco che mercoledì affronta il recupero della seconda giornata contro la Pallanuoto Trieste. Per farlo è un piacere avere in nostra compagnia il nuovo acquisto della formazione Ligure. La medaglia d'argento degli ultimi mondiali, Matteo Iocchigratta. Ciao Matteo, bentornato, è un piacere averti in nostra compagnia. Grazie mille del benvenuto, sempre un piacere far parte delle interviste di Atti Sport 24 e spero che questa intervista vi piaccia. Allora, Matteo, iniziamo con una domanda più personale, quali sono i motivi che ti hanno spinto quest'estate ad accettare l'offerta della Prorecco dopo il biennio vissuto a Savona? Allora, parto dal presupposto che cambiare società è una cosa, secondo me, molto importante ed è una scelta che bisogna fare con una grandissima pazienza, con cervello e con consapevolezza che si va a cambiare non soltanto la galottina in testa, ma si va a cambiare totalmente, tra virgolette, la propria pelle. Io ho Certo. vissuto 2 anni fantastici all'Arenante Savona, 2 anni indimenticabili. E ho lasciato a Savona i miei migliori amici, una società che mi ha sempre supportato, venendo dalle piccolissime cose fino alle cose della squadra. Un autore eccezionale come Alberto Angelini, a cui ringrazio tantissimo per quello che mi ha dato, per l'attenzione che mi ha dato e per quella sua grinta che non dimenticherò mai. E diciamo che ci sono stati 2 momenti nella scorsa stagione in cui ho pensato di firmare per la Prorecco. Il primo è stato dopo una chiacchierata con un mio attuale compagno di squadra qui alla Prorecco in un bar in una sera di Podgorica. E poi sicuramente la chiacchierata con Mr. Zucno a metà giugno è stata sicuramente decisiva per la mia scelta. Hai cambiato atmosfera, hai cambiato, l'hai detto anche tu, mentalità, universo, sei entrato in un mondo nuovo. Che cosa hai provato quando ti sei tuffato in acqua per il primo allenamento con la nuova calottina? E ci aggiungo una piccola postilla, permettimela. Sei montenegrino di nascita, sei a contatto forse con quello che è il tuo idolo. Esatto. Allora partiamo con ordine. Che il primo momento del primo tuffo in acqua, io ho questo ricordo di la prima volta che sono entrato nella sede della Prorecco e ho varcato la soglia della porta del primo piano. E appena voi salite in questo piano, a destra ci sono gli uffici in cui c'è un intero piano di coppe. Possiamo dire che quello lì è stato il momento forse più forte di questo primo mese alla Prorecco, perché ho visto 34 coppe, 34 scudetti, tante Coppe Italia, 10 Champions League, Supercoppe. Quindi io ho visto solo una partita di questo grandissimo derby tra Prorecco e Brescia dal vivo ed è stata la Coppa Italia dal Baro. Ed è stata un'emozione incredibile vedere questi atleti vincere, perché quella è la cosa più importante dello sport e quella è la cosa che tutti ricorderanno, il primo posto. Gli altri non se li ricorderanno nessuno e quindi per entrare nella storia di questo sport bisogna vincere. Ovviamente qua non è che si vince solo perché si ha il nome. Io vi assicuro che ogni giorno qui è una battaglia perché ci sono 16 giocatori che si giocano 13 posti, ma con grande umiltà, con grandissimo rispetto l'uno per l'altro, ma con un grandissimo lavoro. Tantissimo lavoro di prevenzione, tantissimo lavoro in palestra, tantissimo lavoro di nuoto, respirazione, tantissime nuove cose per me. Sono orgoglioso di questa scelta e felicissimo di essere entrato in questa società che è storica, che sono decenni, centinaia di anni che vince. E non ho parole per questa società che oltre ad essere fantastica a livello di giocatori, di staff, anche fuori dalla piscina, con dirigenti, con addetti ai lavori, tutto perfetto e spero solo che posso dare anch'io il contributo massimo per continuare a scrivere la storia di questo club. Come cambia il tuo modo di giocare in base alle richieste di Mr. Sukno?
Allora, ti dicevo, in quella chiacchierata sono stato molto sorpreso perché comunque lui, anche se è un allenatore giovane a livello di età, credo che tatticamente finora sia veramente tra i migliori che abbia conosciuto. Come cambia? Credo che non cambi tanto perché comunque mi fa giocare in tutte le posizioni, a marcare, mi chiede di andare al centro bomba, fare l'attaccante. Spero di giocare il più possibile, perché alla fine è quello che ogni atleta ambisce, giocare, divertirsi, allenarsi al massimo, far vedere che ci tengo a questa squadra, che ci tengo a stare qui, perché sto bene. E con le mie prestazioni spero di convincerlo il più possibile nelle sue scelte. Vi attende ora la trasferta dopo l'esordio vittorioso contro la Nuoto Catania della Bianchi al cospetto della Pallanuoto Trieste. Che partita ci aspettiamo? Allora, loro sono una squadra in salute, sicuramente stanno scrivendo la storia dello sport triestino e della Pallanuoto di Trieste, perché sono entrati tra le migliori 16 squadre della Coppa Len. È un risultato storico, faccio i complimenti pubblicamente a questa società molto molto importante, molto solida, con un patron importante. Credo che sarà una partita abbastanza dura perché Trieste fa parte di quelle squadre tra le migliori in Italia, tra le migliori 6-7 squadre. L'anno scorso sono arrivati quarti, rispetto appunto della Rainante Savona, e quindi sono una squadra che si sono ancora più rinforzati con l'arrivo di un difensore come Giuseppe Valentino, e credo sarà una partita molto tosta e molto importante per il nostro gioco offensivo, per vedere a che punto siamo sull'attacco, soprattutto della loro zona M e della zona M in generale. E hai accennato tu qualcosa pochi secondi fa. Quali sono le risposte che chiedete a questo match in vista dei prossimi appuntamenti? Mi riferisco in particolare ad una settimana che è poi lo snodo cruciale della vostra prima parte di stagione, perché ci sarà un trittico Brescia-Olympiakos-Sabadell davvero niente male. Allora, sarà una settimana molto importante per noi, non vediamo l'ora che arrivi. Secondo me possiamo fare bene in tutte le quattro le partite. Ovviamente bisogna pensare passo passo, perché c'è, cioè, questa settimana è comunque importante per noi, sono due partite in 4 giorni, con una trasferta a Trieste, come voglio ripetere, molto importante per il nostro gioco. E poi, per quanto riguarda quella settimana lì, sarà la più importante di questo fine 2022, perché giocheremo questo derby col Brescia, poi giocheremo appunto Olympiacos, che è una squadra incredibile, con un allenatore fantastico, con due mancini come Marton Vamos e Filipovic, incredibili. Poi abbiamo questa trasferta a Roma, un pochino più facile, possiamo dire, però comunque una trasferta, quindi saremo ancora fuori. E poi questo primo trofeo dell'anno, che spero ovviamente di poterci essere e di poter dare il mio contributo per provare a vincere questo trofeo, perché sarebbe comunque anche una mia mezza rivincita per i quarti di finale dell'anno scorso di Coppa Len col Savona. Certo, col Sabadell. Chiudiamo con un'ultima battuta. L'hai detto anche tu, Trieste sta crescendo, continua a crescere, sta scrivendo la storia della pallanuoto triestina. Quarto posto in campionato l'anno scorso, due turni superati in Eurocup e la sensazione è quella, ripeto, di una crescita costante. E tanto è vero che più che sorpresa ormai si potrebbe dire è una realtà. Allora ti chiedo quanto è importante per uno squadrone come la Prorecco giocare il maggior numero di partite tirate, soprattutto all'inizio di una nuova annata. Allora, io non ti saprei dire questa risposta, perché sono arrivato quest'anno e non so cosa significa giocare tante partite, tra virgolette, semplici. Però io lo vedo, dal mio punto di vista, non esistono partite facili, perché ogni partita ti può dare qualcosa. Con l'Udo Catania, per esempio, abbiamo ritrovato un pochino di ritmo che serviva alla squadra. Comunque, tu dici realtà, la Pallanuoto Trieste è una realtà importante, perché non solo a livello di acquisti ha fatto tornare un campione olimpico al nostro campionato, ma ha fatto tornare grandi giocatori, ha un settore giovanile in salute,
con due talenti incredibili come Andrea Mladosic e Michele Mezzaroba e Daniel Podgornik, che sono la struttura di questa squadra anche per il futuro. Secondo me loro sono una squadra veramente, veramente interessante e cosa dire di più della Roma Trieste se non che vorrei fare anche le mie scuse alla loro tifoseria pubblicamente perché l'anno scorso è stato un brutto episodio da parte mia e volevo con questa intervista anche fare le mie scuse a tutto il pubblico triestino. Che sicuramente le apprezzerà. Siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Matteo Iocchi Gratta per essere stato insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Matteo, grazie mille. Arrivederci alla prossima.